Benvenuti amici di ExtremeHardware.com. Oggi andiamo a vedere la recensione di un titolo molto particolare, sviluppato da Sucker Punch, che aveva già contribuito ad aprirla la generazione PS4. Ghost of Tsushima si propone di chiuderla in grande stile. Nonostante questo però, durante le prime presentazioni dello State of Play erano sorti alcuni dubbi per quanto riguarda il sistema di combattimento e la struttura del gioco, ma andiamoli a vedere. Le preoccupazioni dei giocatori appassionati si erano accumulate, generando un disinteresse generale verso quello che sembrava essere un combat system troppo legato all'ormai abusato free flow system. Non solo, anche la struttura sembrava essere quella di un classico open world, con meccaniche ormai anziane e con davvero poco da dire. Alcuni di questi dubbi si sono confermati essere le più grandi problematiche all'interno del gioco, ma per altri aspetti abbiamo avuto delle grosse sorprese. La struttura di Ghost of Tsushima è decisamente datata. Alcuni elementi di novità ci sono, come la possibilità di raggiungere i punti di interesse seguendo il vento o la fauna locale, ma nel complesso abbiamo fra le mani un open world fin troppo classico, che divide le quest in principali e secondarie, con alcune piccole eccezioni rappresentate da quest speciali che offrono potenziamenti di gameplay al loro completamento. L'esperienza potrebbe dunque risultare ripetitiva anche solo dopo poche ore, in particolar modo se il genere vi ha già stancato da tempo. Sull'isola di Tsushima, a livello strutturale, non troverete nulla di diverso da quello che gli open world offrono fin da inizio generazione. Per quanto riguarda il combattimento, invece, le cose cambiano radicalmente. Quello che inizialmente sembrava un combat system studiato al solo fine di rendere in maniera cinematografica, senza essere però approfondito da un punto di vista ludico, si è rivelato più interessante del previsto. Siamo ben lontani dai titoli più tecnici in circolazione, ma all'interno del genere di riferimento ci troviamo davanti ad uno dei migliori sistemi di combattimento all'arma bianca presenti sul mercato. Come avrete immaginato, ci discostiamo largamente dai canoni dell'inflazionato free flow system, tanto da riconoscerne nient'altro che una vaga influenza. Gli attacchi sono divisi in leggeri e pesanti, con la possibilità di effettuare un colpo caricato e di ottenere parate perfette che lasciano scoperto l'avversario. Progredendo nell'avventura si sbloccheranno altre 3 stance aggiuntive di combattimento, che permetteranno non solo di modificare i moveset d'attacco, ma anche di sostituire l'attacco caricato con diverse tecniche particolari. Ognuna delle stance è liberamente potenziabile e dispone del suo personalissimo albero di abilità, che permette di aggiungere colpi alle combo, aumentarne i danni o modificare completamente gli effetti dell'attacco caricato. In aggiunta alle manovre tradizionali, alcune quest opzionali permettono di apprendere delle tecniche speciali dai diversi effetti, che per essere eseguite consumano i propri punti determinazione. I punti determinazione sono anche l'unico modo di curare le ferite del nostro protagonista, aggiungendo così una piccola componente gestionale. Insomma, già così ci troviamo di fronte ad un combat system molto più strutturato del previsto, senza considerare la possibilità di utilizzare degli oggetti ad uso rapido che permettono di approcciare il combattimento con più avversari contemporaneamente. Lanciare coltelli alla gola di chi ci attacca alle spalle, colpire un nemico pericoloso con una bomba appiccicosa o svanire nel fumo per confondere un gruppo di nemici sono solo alcune delle situazioni in cui questi oggetti contribuiscono a completare un gameplay che può offrire davvero grandi soddisfazioni, considerando anche le bellissime animazioni di combattimento.
tutto il sistema si basa sull'assenza di una meccanica di targeting convenzionale, costringendo il giocatore a destreggiarsi tra l'utilizzo della camera e il direzionamento dei colpi. Ciò rappresenta l'unico compromesso effettuato dal team a sfavore dell'accessibilità, ma rimane a nostro avviso una scelta particolarmente azzeccata, che permette al giocatore di scoprire e di sfruttare appieno le divertentissime meccaniche messe insieme da Sucker Punch. Il combat system di Ghost of Tsushima riesce quindi nell'ardua impresa di coniugare un gameplay dal taglio cinematografico insieme con meccaniche di crowd control e di combattimento più tecnico, con un'interessante componente di progressione legata agli oggetti ottenuti, alle mosse sbloccate e alla disponibilità di risorse, munizioni e determinazione. Abbiamo al tempo stesso confermato e smentito alcuni dei dubbi iniziali derivati dalle particolari presentazioni pre-lancio del titolo, ma passiamo a discutere di ciò che il team di sviluppo è riuscito a gestire estremamente bene: il comparto tecnico e quello artistico. Il Giappone del XIII secolo, messo in piedi da Sucker Punch, è una visione romanzata e rifinita di un paese che già di per sé riesce ad offrire degli scorci eccezionali. Il lavoro fatto sull'illuminazione e sulla resa saturata dei colori rende ogni cavalcata uno spettacolo per gli occhi, e su PS4 Pro si sono raggiunti dei risultati che fanno innamorare il giocatore dei paesaggi e delle atmosfere tipiche di un samurai movie. Artisticamente vi è infatti una chiara e dichiarata ispirazione alle pellicole di Akira Kurosawa, tanto che all'interno delle impostazioni del gioco è possibile attivare un'opzione chiamata Kurosawa Mode, che provvederà a modificare l'esperienza con un filtro pellicola in bianco e nero e un mix audio retro, a richiamare più da vicino alcune opere del regista giapponese. Giocare interamente in Kurosawa Mode rimane abbastanza sconsigliato, ma essa è simbolo di quanta cura è stata posta dal team per onorare l'immaginario di una cinematografia che ha chiaramente ispirato il lavoro più di ogni altra cosa. Il lato artistico del titolo è inoltre particolarmente evidenziato dallo splendido Photo Mode messo a disposizione dei giocatori, un tool che abbiamo ritrovato spesso all'interno dei titoli in esclusiva PS4, ma che qui raggiunge una profondità mai vista prima, con la possibilità di intervenire su quasi ogni aspetto dell'immagine, arrivando anche ad inserire effetti particellari all'interno delle composizioni. Sul piano puramente tecnico, però, qualche difetto nell'ultima esclusiva Sony è impossibile ignorarlo. Ghost of Tsushima soffre di gravi problemi di intelligenza artificiale dei nemici. I nostri avversari, infatti, risultano decisamente poco reattivi e privi di qualsivoglia routine diversificata. Questo può non saltare all'occhio durante i combattimenti diretti, ma nelle sezioni stealth è sorprendentemente semplice ingannare il nemico restando nascosto dietro un riparo e accoltellando chiunque si avvicini. Da notare anche che, nonostante l'amore di Sucker Punch per l'ambientazione e per il cinema di riferimento, la sincronizzazione del labiale per la lingua giapponese è totalmente assente. Si tratta di un dettaglio forse trascurabile, ma che fa storcere il naso, soprattutto se si considera quanta cura è stata posta nella riproposizione della cultura orientale. Concludiamo la parentesi tecnica con una nota estremamente positiva riguardo ai caricamenti. Praticamente assenti durante l'esplorazione dell'isola, compariranno solamente in caso di morte o viaggio rapido. Possiamo assicurare che quando vi capiterà di guardare una schermata di caricamento, 9 volte su 10 non farete in tempo a leggere per intero il classico suggerimento presente a schermo. Sucker Punch è riuscita, con una prodezza tecnica alquanto inaspettata, a darci un piccolo assaggio di nuova generazione, emulando per quanto possibile le velocità di caricamento dei nuovi SSD installati su PlayStation 5. Da qualche anno a questa parte, l'ambientazione storica giapponese ha visto una grandissima rinascita.
molti titoli AAA e non si sono recentemente susseguiti nell'esplorare il fascino e le possibilità che ne derivano. La quasi totalità di queste esperienze però è stata incentrata sulla proposta di un gameplay puramente tecnico con una narrativa che è risultata in qualche caso non troppo curata e in qualche altro misteriosa e fantasy. Vi era forse la necessità quindi di un titolo samurai fortemente incentrato sulla sua vicenda, crudo e realistico rispetto alle tematiche affrontate. Questo titolo, con chiare influenze derivanti proprio dalla più famosa delle cinematografie giapponesi, è stato sfruttato al meglio per colmare questo vuoto. Ghost of Tsushima ha una trama semplice e lineare, che ricalca le orme dei più famosi film di samurai. Attenzione però, la messa in scena dell'esclusiva Sony raggiunge dei picchi fenomenali, rendendo le vicende narrate particolarmente interessanti alla luce delle tematiche affrontate e del rapporto tra i personaggi. Il dualismo onore e disonore è raccontato in maniera per nulla banale attraverso il pretesto delle invasioni mongole del XIII secolo. In questa situazione, il ben noto tradizionalismo e la cultura stoica del popolo giapponese rappresentano una potente arma nelle mani dei mongoli. Il nostro protagonista, erede di un importante clan di samurai, dovrà quindi abbandonare le vie dell'onore e gli insegnamenti della sua famiglia al fine di combattere la minaccia che ha invaso la sua terra. Questa è la premessa sulla quale Sucker Punch è riuscita a costruire una storia che non vuole in alcun modo discostarsi dai tipici canoni cinematografici, ma che riesce a essere degna di un classico, ma davvero ottimo, samurai movie. Purtroppo le naturali problematiche di genere non sono assenti dal titolo. La vicenda è introdotta in maniera perfetta dalle ottime sequenze iniziali, ma la parte centrale risulta abbastanza piatta e dilatata, nonostante le trame sufficientemente interessanti delle missioni facoltative. Superate le prime ore di gioco, quindi, noteremo un forte calo della qualità di regia e sceneggiatura, che torneranno però ad essere particolarmente curate durante le fasi finali, riuscendo anche a coinvolgere e ad emozionare. La storia raccontata offre quindi qualche interessante spunto di riflessione sulle tematiche trattate, mettendo a disposizione la possibilità di ottenere due finali leggermente diversi tra loro. La campagna in sé potrebbe sembrare non molto longeva per il genere, seguendo la storyline principale infatti, senza troppe deviazioni, circa 15 ore saranno sufficienti per vederne i titoli di coda. Ma è interessante notare come il gioco sia in realtà pieno di contenuti, side quest, missioni speciali, eventi casuali, sfide di platforming, ed è apprezzabile come il team di sviluppo abbia voluto dare chiara indicazione delle ricompense derivate da ogni quest ancor prima di intraprenderle, in modo da poter scegliere cosa fare in base a cosa si vuole ottenere. In generale, quindi, esplorare Tsushima e terminare l'avventura completando molti degli incarichi secondari ci ha richiesto intorno alle 45 ore di gioco, passate tra combattimenti, esplorazioni e personalizzazione del guardaroba del protagonista. Il compito di chiudere la generazione PS4 in grande stile comporta diverse pressioni che non possono essere ignorate, in particolar modo quando si arriva sugli scaffali soltanto qualche settimana dopo l'ultimo capolavoro Naughty Dog. Forse c'è ancora bisogno di un po' di tempo e di qualche occasione in più, ma Ghost of Tsushima rappresenta sicuramente un ottimo passo avanti per il team di sviluppo, una complessa missione compiuta nel chiudere la generazione con un titolo estremamente divertente, tecnicamente eccezionale e con una trama che ha le potenzialità per ritagliarsi un piccolo spazio nei cuori dei giocatori. Aspettiamo quindi con ansia di vedere cosa porteranno queste fondamenta in un prossimo progetto su PlayStation 5. Grazie per essere stati con me in questa recensione, ci vediamo qui sotto nei commenti o sulle pagine di extremehardware.com.